Sant'Arsenio si mobilita per il piccolo Francesco, il bimbo di 6 anni, sottratto all'affetto del papà Sergio. L'operaio Ergon da anni ormai non vede più il suo figlioletto, che gli è stato portato via con una banale scusa dall'ex moglie, una sudamericana, che ha fatto perdere le sue tracce, nonostante la giustizia le avesse vietato di abbandonare l'Italia e soprattutto di restituire al padre il bambino. Venerdì, nella cittadina valdianese, in centinaia si sono ritrovati per prendere parte alla fiaccolata di solidarietà, seguita anche dalle telecamere Rai della vita in diretta. In prima linea l'avvocato D'Amato, che segue Solimo in questa battaglia, e poi tanti altri amici. La situazione è in stallo, non riusciamo a sapere il bambino dov'è e non riusciamo a far rientrare il bambino. Questa manifestazione è una manifestazione che viene fatta, una fiaccolata, proprio per sensibilizzare in Italia, quindi lo Stato italiano, nonché la pubblica, tutto il pubblico, affinché praticamente si riesca, attraverso una spinta data dall'opinione pubblica, a sollecitare il Ministero degli Esteri italiano affinché faccia rientrare questo bambino in Italia. Poi vedo la tristezza nei suoi occhi e essendo mamma anch'io, ogni volta che Sergio viene a casa, vede i miei figli oppure i figli di un'altra amica, si sente proprio il dolore che c'ha dentro il cuore. Allora per questo abbiamo fatto questo gruppo, Uniti per Sergio. Non ha fatto mancare il suo supporto anche la senatrice Angelica Saggese, già promotrice di una interrogazione parlamentare. Il momento di sollecitare l'attenzione di tutti su questo caso umano, su questo triste caso umano. Io sono stata sollecitata da Enrico su questa vicenda e ho subito preso a cuore quanto stava accadendo, perché ho colto la tristezza di un padre che purtroppo non riesce a vedere suo figlio da svariati anni. Nel novembre 2013 ho presentato un'interrogazione ai ministeri della giustizia e degli affari esteri. Ieri sono intervenuta in aula per sollecitare la risposta a questa interrogazione, perché credo che il nostro paese, rispetto e di fronte ad un caso così grave, non può tacere, non può rimanere in silenzio. È necessaria una risposta delle istituzioni. Io spero che il Ministero della Giustizia, passati questi giorni di assestamento, diciamo, la prossima settimana riesca a darci qualche risposta.